Ciao amici, oggi io voglio presentarvi un video, diciamo, speciale. Era per essere un video normale di un disegno di una fashion girl, certo per Halloween ho voluto disegnare una Frankie girl, di una Frankenstein, ma è successo, come ho scritto nel titolo del video, un piccolo incidente di percorso. E vediamo che voi pensate. Ho voluto condividere questo video perché eu voglio mostrare come ho reagito nella per trovare una soluzione per cambiare quello che è successo o rimediare, diciamo. Quindi qua eu mostro, ho utilizzato un digital stamp, un timbro digitale, la Rebecca che eu sto utilizzando sempre, con il pennarello. Con un pro marker ho fatto la pelle verde, sto facendo l'ombra del viso con rosso, con marrone, come io faccio normalmente con le altre illustrazioni che già ho fatto altri video così, no? Quindi la mia idea era fare questa Frankie Girl, questa Frankenstein, modella Frankenstein, e solo presentare le illustrazioni. vedrete cosa è successo. Normalmente con la matita colorata sto facendo alcuni punti di luce. Il trucco deve essere un pochino più forte il colore, perché come la pelle è verde, sto utilizzando tanto di marroni, rosa forte. Gli occhi ho scelto questo giallo, un miele, ma più per il giallo proprio, con i riflessi di giallo. Qua la bocca, il rossetto. Sempre toni un pochino più forti. Un pochino di blu per dare un contrasto un pochino più forte, un pochino più bellezza in questo trucco, né? Di questa mostra. Non è perché Halloween che deve essere brutto. Ma è interessante, quante volte noi stiamo realizzando un lavoro, perché disegno è più facile, perché solo disegno. Se sta disegnando non va bene, si può cancellare, o si rinizia, o cambia alguna cosa, ma con illustrazioni è complicato, perché quando si sta illustrando e succede un incidente, o si deve buttare il disegno e si deve riniziare da capo, o non so cosa si fa. Quindi sto facendo adesso il contorno degli occhi con un fine liner nero e ho utilizzato pure un po' di marrone. Il problema è stato qua. Io utilizzo questo pen brush per fare l'eyeliner. Questo, guardate, è venuto perfetto, perfetto. Adesso, guardate adesso. Ah! Di nuovo, un'altra volta. Ah! Un'altra volta. Aí ho pensato, vediamo come va. Ho cercato di fare. No, troppo basso. Ai no, che faccio? Che brutto. Posso cancellare? No. Che soluzione faccio? Questo mi ha disturbato, perché dovevo riniziare tutto da capo, buttare, ma no. Aí che ho fatto? Ho dimenticato di accendere la camera per quando ho fatto questi capelli con un pennarello che si chiama Mermaid Markers, pennarello delle sirene di Jenny Davenport. Ho fatto questi capelli sopra un pochino, ma già ero un po' disturbato in questo momento, non mi è piaciuto per niente, non riuscivo a non guardare questo occhio storto, non sapevo che soluzioni fare. Normalmente che io faccio? Fermo tutto, butto davvero il disegno e inizio da capo, ma
ho pensato, ah, che peccato sprecare questo tempo, questo materiale che ho utilizzato. Quindi ho detto, facciamo una cosa, troviamo una soluzione creativa per questo. Era solo un'illustrazione, adesso va a diventare un, facciamo una cosa mai più artistica, un collage, un art journal, un spread. Questa parte è il mio problema. Che faccio adesso? Quindi ho pensato sempre, vi ho mostrato già una busta con tanti occhi che ho tagliato di riviste. È una Frankenstein, quindi mettiamo un altro occhio di una modella sopra. Hai provato alcuni interessanti, separato quelli che la grandezza andava bene, no? Bello questo anche. So che c'era questo più piccolo che è andato benissimo qua. E quello il certo, quello, questo più piccolo, sì. E aí ho fatto anche con bocca, altro tipo di bocca, altro tipo di... Ma è diventato più divertente che bello. Quindi ho pensato, no, solo l'occhio sarà diverso. Quindi dovrò incollare qua. Ma solo incollare un occhio se è troppo... come posso dire? Troppo chiaro lo sbaglio che ho fatto, troppo semplice. Io non riesco a essere solo semplice. Quindi facciamo un collage con questo. E è questo lavoro che voglio presentarvi oggi. Oltre alla illustrazione della Frank Girl, questa adesso inizia adesso il lavoro. Quindi ho preso questo occhio, ho lasciato l'altro separato perché l'idea era mettere l'altro anche. So che come l'altro stava benissimo e mi è piaciuto tantissimo l'eyeliner che ho fatto, quindi utilizzerò così. E che altro posso fare? Che come posso completare? Una rivista. Vediamo che cosa posso arricchire questo lavoro, questo collage. Quindi, ho visto questa pubblicità che c'erano tanti teschi, quindi interessanti. Mettiamo come sfondo, come background. Ho trovato un'altra pubblicità che era questa parete tutta rovinata, i colori come esce da parete, non so come posso dire. Anche questo mi serve. Hai visto questo editoriale di moda con questo giubbotto di pelle, molto interessante. Vestiamo la nostra modella con questo giubbotto. Quindi sono questi tre elementi che devo utilizzare per arricchire lo sfondo. E questo giubbotto mostrerò come ho fatto. Ho diviso in tre parti, che come un po' è più grande il corpo, quindi ho tolto la testa e adesso incollerò il giubbotto un pochino più stretto. Taglio con la mano proprio, qua ho fatto un segno da dove devo tagliare, con la mano, proprio rustica la cosa. Aí incollo questo con quella bastone normale. Così, questa è la posizione. Qua la base, ho tagliato la base per non andare oltre la carta. Rustico, tutto tagliato con la mano. Aí ho passato la colla e fissato qua un lato del giubbotto. E l'altro lato con la colla così. Sulla manica di questo giubbotto c'era una cerniera. Fra un po' mostrerò come utilizzerò questa cerniera. Ho tagliato la cerniera. Prima voglio mostrare quella parte della parete che ho detto, tutta rovinata. Vado a completare qua lo sfondo della composizione. Con un pennarello grigio io completo questo disegno. E con lo stesso verde della faccia, dell'incarnato che ho utilizzato, io dipingo il resto del corpo. Con un altro grigio, un grigio più chiaro, io finisco
dietro, tutto il background, così l'immagine diventa una cosa sola. In questo momento già ero più calmo, ma mi piace tanto, mi è piaciuto fare questa sfida. Qua, con un pennarello grigio e anche con un verde, ho utilizzato tanti colori diversi. Ho fatto come se l'occhio è stato cucito sulla testa della ragazza, sulla faccia. Quindi, dopo utilizzo anche la penna gel bianca, così si vede bene, è qua, a questo momento, così dà bene lo stile di l'effetto Frankenstein. Questa è la cerniera che ho detto che c'era sulla manica del giubbotto che ho fatto. Ho tagliato la cerniera perfettamente, solo la parte di metallo della cerniera, e ho fissato sulla testa della ragazza, sulla fronte. Io mostro dopo, vedi, non sapevo che posizioni mettere. Ho deciso che era così. Con la colla normale fissiamo la cerniera qua e c'è un altro pezzettino dell'altro lato. Mettendo colla così. Sì. Come si sta aprendo la testa della ragazza, la fronte. Hai con un pennarello ho messo un po' di grigio e dopo completo con un po' di verde, ma più oscuro, per dare l'effetto di aperto. Ah, già iniziano a venire i concetti per quest'arte. Ho pensato, una ragazza, perché non, che cosa può uscire dalla sua testa? Avevo alcuni elementi di Halloween che ho utilizzato già l'anno scorso, io ho conservato, quindi metterò alcuni teschi di questi. Che ho utilizzato anche in altri spread che devo mostrare. Qua semplicemente stampato in bianco e nero e è come un'illustrazione antica di medicina con un pennarello verde e due colori, né? Un verde e un beige. Semplicemente dipingo così e intensifico l'ombra con un colore più oscuro, un verde più oscuro. Un beige e un verde sto utilizzando. Taglio perfettamente e devo incollare sullo sfondo. Questo tutto non è stato planeggiato, pianificato, non ho pensato. Io facevo quello che appariva davanti. Ma mi è piaciuto l'effetto, E normalmente con la colla bastoni sono tre teschi, uno qua e un tagliato alla metà così con la mano. Io ho incollato una parte qua e una parte un pochino più su. Con il pennarello ho passato sopra per vedere proprio la divisione. Adesso servono testi. Io ho visto testi della rivista normali, ma volevo alcune parole interessanti, che parlava di donna, di bellezza, di non so che cosa. Quando ho visto questo, un servizio è il carbone è bio, aí by Michele Fossi. Queste sono le parole che mi servono, carbone e by Emi. Utilizzerò, certissimo che utilizzerò. Quindi ho fatto così, il bello della donna, puoi vedere che ho proprio Frankenstein con le parole e by Amy Carbone con pezzi di testo. Ho fatto quelle mesce bianche che la sposa di Frankenstein ha sui capelli, quindi sembra proprio un misto di un collage con parole, con concetto, le parole che escono dalla sua testa, femminile, originale e straordinaria, che è tutto quello che la donna ha dentro della testa, e la bellezza della donna è questo proprio, la bellezza che ha dentro. Quindi ho voluto mostrare qua, che
cosa è la bellezza della donna? È quello che lei ha internamente, quello che è il suo pensiero, la sua attitudine, il suo cuore. Quello che è profondo, né? Avete visto come di un sbaglio, come di un incidente di percorso si possono fare belle cose? Sono contento di condividere con voi. E, sta nel mio Instagram, questo, by Marcello Carboni, e la mia pagina Facebook, anche by Marcello. E ci vediamo alla prossima.